Intanto io sono Paolo Piglicelli, responsabile dei progetti Federparchi. Federparchi è l'associazione che raggruppa e rappresenta gli enti gestori delle aree protette. Gli enti gestori delle aree protette sono un pezzo della pubblica amministrazione, sono sia statali, parchi nazionali, aree marine che regionali. Questo credo sia importante precisarlo perché per quello che andrò a dire è così una proposta che cerchiamo di lanciare come Federparchi, che abbiamo tra l'altro discusso e in un certo senso concordato anche in un quadro non solo nazionale ma anche internazionale. Arrivo subito al dunque. Diciamo da una decina d'anni a livello internazionale al Congresso Mondiale dei Parchi di Durban in Sudafrica, il cui titolo era Benefici oltre i confini, i parchi sono stati chiamati a misurarsi, volenti o nolenti, con il territorio al di là dell'applicazione delle misure di conservazione. Questo perché si è visto, in alcuni casi ci sono esempi proprio lampanti, ma anche in altre situazioni dove apparentemente la gestione si mostrava più efficace, che la salvaguardia delle risorse naturali non può essere fatta solo con una situazione di comando e controllo, ma c'è bisogno di una compartecipazione e condivisione di obiettivi condivisi su un territorio. Dove ci sono delle risorse naturali che per legge i parchi sono chiamati in modo istituzionale a salvaguardare, su quel territorio esistono altri soggetti istituzionali che hanno altre competenze, spesso anche sovrapponibili, e poi soprattutto esiste il mondo della società, esistono le imprese, esistono i cittadini. E questo è il passaggio, diciamo, più impegnativo per i parchi, perché i parchi, come sono stati fatti, costruiti, pensati dal legislatore, dalla 394-91, della legge 4 delle aree protette italiane, che ha 25 anni ormai, e anche in altre realtà europee e mondiali, sono stati pensati più come un soggetto, diciamo, che ha a disposizione strumenti di politiche passive, nel senso che ci sono i regolamenti, c'è il piano, ci sono le misure di salvaguardia, le misure di conservazione, e quindi il dialogo con il territorio è confinato rispetto a questi strumenti. Quindi con il cittadino, con l'impresa, ma anche con gli altri enti, l'interlocuzione più che altro era su un termine di rispetto delle norme o di condivisione di una norma in un certo modo di un altro tipo. Nel frattempo è successo moltissimo, non ve lo sto a ripetere, lo sapete anche voi, c'è stato un aumento sensibile della attenzione ai temi ambientali, anche il mondo dell'impresa è andato verso questa direzione, ma soprattutto è cresciuta la consapevolezza in molte parti di questi territori che essere in parco non era più una diminuzione del proprio ambito d'azione. Io ho un vincolo, quindi ho una difficoltà in più nel portare avanti la mia attività, ma finalmente è stato compreso che questa attività, questo a prescindere dal ruolo dei parchi, è stato un lavoro, è stato un processo che è arrivato da altri contesti, è stato compreso da diverse attività, soprattutto quelle del settore turistico ma anche dell'agroalimentare, che il parco potenzialmente potesse essere un ambito di valore aggiunto all'impresa, sia in termini di prodotti e servizi, sia in termini proprio di mercato.
E su questo purtroppo, e questo lo diciamo proprio da Federparchi, l'associazione dei parchi, i parchi sono mancati. Ci sono state le eccezioni notevoli, però ci sono delle situazioni dove i parchi non sono stati in grado di dare una risposta a questa domanda che stava arrivando e che arriva sempre più al territorio. Sono mancati un po' per colpa oggettiva, nel senso che i parchi, come tuttora la norma, cioè gli strumenti che hanno a disposizione sono strumenti di politica passiva. C'è un solo strumento di politica attiva che è un riga e mezzo in tutta la 3.4, che sono decine e decine di pagine, che parla della possibilità del rilascio dell'emblema per le aziende che fanno attività coerenti con le finalità dell'area protetta, il famoso marchio del parco. Il marchio del parco purtroppo però non è stato, sia per, diciamo, una questione di scala, perché i parchi hanno una dimensione locale che mentre i mercati ne hanno un'altra, sia anche per questioni proprio di limiti, per esempio per il prodotto agroalimentare i parchi non erano abilitati a rilasciare questo riconoscimento, ha avuto un'applicazione molto molto limitata. Quindi come Federparchi ci siamo posti anche con quali altri strumenti ci sono in giro da utilizzare per mettere, dialogare col territorio per creare un'alleanza verso obiettivi condivisi, che sono quelli, per i parchi sono ineludibili, che sono quelli della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse naturali e della valorizzazione coerente con queste valenze ambientali. E tra questi chiaramente abbiamo anche incrociato vari tipi di certificazioni, tra cui l'EMAS, che ci è sembrato, anzi confermiamo essere uno degli strumenti più efficaci da questo punto di vista. EMAS non per il parco, come oggi il collega Michele Guidato, il parco del Gargano, ha detto, non solo come processo di miglioramento dell'ente, ma proprio come strumento di dialogo con il territorio per creare un'alleanza sul territorio. E quindi una sorta di, come dire, a partire dalle finalità di un'area protetta, mettersi d'accordo su dei principi fino a degli obiettivi specifici, chiaramente misurabili, confrontabili, realizzabili, dialogare soprattutto con il mondo imprenditoriale, dove c'è e dove non c'è, creare occasioni per fare impresa su questi temi attraverso questi strumenti che non stanno nelle leggi istitutive, negli strumenti a disposizione degli enti gestori dei parchi, però esistono. E questo abbiamo provato a stimolare i parchi da questo punto di vista, anche con l'appoggio di Istra, noi già da un po' che dialoghiamo su questo, però anche qui abbiamo visto che c'è la necessità di fare un lavoro centralizzato, perché localmente è molto difficile andare avanti su queste, portare avanti tutto questi strumenti innovativi, per tutta una serie di ragioni. La prima è che è proprio il personale dei parchi, i parchi sono l'ultimo pezzo nato della pubblica amministrazione, veramente hanno le loro piante organiche cucite proprio a modo sartoriale sulla sopravvivenza, proprio aprire l'ufficio, fare lo stretto necessario e poi cercare di completare questo stretto necessario, perché sono parchi nazionali che hanno 6 dipendenti, compreso il direttore, quindi stiamo parlando di realtà anche in situazioni complesse come il Circeo oppure l'Appennino Tosco-Emiliano, che hanno rispettivamente 6 e 7 dipendenti, quindi come Federparchi abbiamo fatto una riflessione che è necessaria un'azione coordinata per i parchi nazionali e le aree marine con il Ministero dell'Ambiente e chiaramente con Istra,
per quanto riguarda il discorso EMAS, ma anche nel frattempo stiamo portando avanti altri strumenti di certificazione, soprattutto dal punto di vista turistico. Su questo, sulla Carta Europea del Turismo Sostenibile, che ha citato prima anche il collega guidato del Gargano, abbiamo avuto risposte notevoli da questo punto di vista. Lì si è creata una regia, una triangolazione con il Ministero dell'Ambiente, con noi e poi con i parchi nazionali, e nel giro di 5 anni praticamente tutti i parchi nazionali, siamo a quota 18, ma quelli mancanti, ne sono 23 in tutto, lo saranno a breve, sono stati portati a certificazione a Carta Europea del Turismo Sostenibile, che è un processo di certificazione che ha delle caratteristiche molto simili a quelle EMAS, è incentrato sul discorso del turismo sostenibile. Noi crediamo si possa fare, questa è la proposta che porto a questo tavolo, si possa fare lo stesso discorso con EMAS, anzi, noi crediamo che con EMAS la cosa sia ancora più urgente, perché nel frattempo è stato citato, anche qui è stato fatto il collegato ambientale. Nel collegato ambientale ci sono diverse norme interessanti, non solo quelle che riguardano strettamente le certificazioni, c'è il discorso delle green community, ma anche e soprattutto il discorso del capitale naturale e dei servizi ecosistemici. Noi pensiamo che proprio il cambio di visione da questo punto di vista dei rapporti tra un ente come il parco e il territorio sia proprio quello della valorizzazione dei servizi ecosistemici e quindi il pagamento per i servizi ecosistemici, i cosiddetti PES, che per la prima volta sono stati riconosciuti con la legge nel nostro paese, che abbiamo visto all'estero sono proprio il passaggio che fanno sì che le aziende, la società e anche gli altri enti che sono nel territorio gli venga riconosciuto per il rispetto di certe norme, di certi processi certificati, gli venga riconosciuto il loro contributo a questi servizi. E questi servizi hanno un valore vero e proprio economico e possono essere pagati per questo valore. Noi tempo fa facemmo un lavoro con alcuni parchi anche in Piemonte sulle certificazioni ISO del parco Po, mi ricordo se Torinese o un altro parco fluviale, proprio per individuare le aziende all'interno del parco come fornitori di qualità ambientale del territorio. Cioè, là si certificava non solo il processo, la valenza ambientale, la diminuzione degli impatti sul territorio, ma anche il fatto che quella presenza su quel territorio con quelle procedure fosse riconosciuta come fornitore di qualità ambientale al territorio. Noi pensiamo che questa cosa possa essere applicata soprattutto in certe attività legate all'utilizzo diretto di risorse naturali, dalla filiera del legno all'agroalimentare, all'uso dell'acqua e comunque al presidio del territorio, che possano rappresentare un vero e proprio servizio ecosistemico riconosciuto in questo senso. Quindi secondo noi ci sono le condizioni, anche rispetto ai decisori, alle leggi adesso, per mettere in campo un processo insieme con ISPRA e con il Ministero dell'Ambiente per avviare presso i parchi in modo più concreto lo sviluppo EMAS verso i soggetti presenti sul territorio. Grazie. Grazie, come ho detto prima, noi ci siamo, fino a dove possiamo con le nostre risorse, ci siamo, nel senso che possiamo dare una mano laddove questo qui ci è richiesto. È evidente che utilizzare lo strumento EMAS come dialogo al territorio è un po' l'essenza del regolamento. Il regolamento nasce essenzialmente per questo, nasce affinché più soggetti possano dialogare tra loro nel modo più trasparente possibile. Quindi diciamo, il fatto di poter utilizzare questo strumento per dialogare non ci piove, è dentro il contesto del regolamento.
mediante difficile, prima quando ha fatto il passaggio per quanto riguarda la certificazione sulla sostenibilità, un percorso simile a quello di Emos. Forse, non lo so, non lo conosco, quindi non posso dire altrettanto. Mi verrebbe a dire se erano simili perché non si è fatto già Emos invece di quell'altro. Così detto proprio sulle righe, insomma, no? Perché se erano simili, no? Proviamo a vedere qualche cosa che abbia una valenza europea, mentre magari si rischia di fare dei percorsi che poi sono molto più a livello di Stato membro e non allargare ad altri. Comunque va benissimo l'apertura, e ripeto, siamo disponibilissimi a poter affrontare qualsiasi altro tema che vada nella direzione di utilizzare al meglio lo schema.